Ancer Giocattoli è Mega Toys Ancer, il punto di riferimento ideale per far felici i più piccoli. Ancer lo puoi trovare a Catanzaro, in piazza Serravalle 14 e in via Mario Greco 201. E a Faroleto Antico, in contrada Garrube, nei pressi del parco commerciale Due Mari. Da Ancer puoi trovare tutte le migliori marche, un vasto assortimento di giocattoli e tutto per la prima infanzia. Porta i tuoi bambini a visitare le nostre esposizioni, sarà per loro un'esperienza indimenticabile. Assessore Esposito, ritorna in Piazza Prefettura la festa del cioccolato, con quali propositi anche da parte vostra, da parte dell'amministrazione comunale? Sì, in continuità con la prima manifestazione che si è tenuta con il 2013, abbiamo inteso riproporre il gusto del cioccolato anche il 2014. Il primo obiettivo è quello di rivolgerci ai bambini, sia per consentire loro 2 o 3 giorni di maggiore vivacità sul centro storico tramite gli intrattenimenti che ci saranno, sia anche affinché possano sfruttare la parte didattica che è connessa a questa manifestazione. Vale a dire i laboratori didattici. I laboratori didattici che cercano di guardare all'artigianato, nella fattispecie pasticceri e cioccolati, e affinché anche i bambini possano capire l'importanza di queste arti. Poi anche l'intento di dare una maggiore vivacità per 2 o 3 giorni al centro storico di Catanzaro, in continuità anche da questo punto di vista con quella che è la strategia dell'amministrazione Abramo di creare più eventi possibili a costo zero per l'amministrazione, perché grande capacità economica e finanziaria in questo momento il Comune di Catanzaro non ce l'ha, non per essere in una situazione di difficoltà economica, ma per essere invece in una saggia amministrazione da parte del sindaco Sergio Abramo, che cercano di evitare quelle spese che ci consentono un pareggio di bilancio. Anche in queste difficoltà però stiamo cercando di mettere giù una serie di manifestazioni che guardano in questa particolare parte dell'anno al centro storico, per poi durante l'estate invece rivolgerci, così come l'anno scorso, al quartiere Marinaro. Speriamo che anche quest'anno ci sia l'attenzione dei cittadini catanzaresi verso questa fiera del cioccolato, che sarà l'ennesima occasione per vedere delle creazioni che partono dalla cioccolata, ma che sono delle piccole e vere sculture e opere d'arte. Speriamo che il tempo sia felice e che i cittadini possano rispondere così come hanno risposto l'anno scorso. Allora, innanzitutto riproponiamo questa unica possibilità di degustare il vero cioccolato artigianale, quindi ci piace far presente che chi viene ad esporre i propri prodotti è essenzialmente un artigiano che provengono un po' da tutta Italia, si parte dalla Lombardia passando per il Molise fino alla Sicilia e si espongono le loro creazioni prodotte appunto in casa. Oltre a questo ci sono i nostri famosi ormai laboratori didattici che sono prettamente per bambini, però che avvicinano appunto a questa cultura dell'artigianato e dei saperi e dei sapori, perché poi è il sapore che ci avvicina di più al cioccolato. Qui a Catanzaro abbiamo trovato questa alleanza con la Bimboteca Il Marmocchio, che terrà appunto tutti gli spettacoli per i bambini che sono i protagonisti di questo evento. Infatti anche sulle locandine porteremo la Beniamina, che è poi Peppa Pig del momento, e speriamo di avervi numerosi per gioire ancora insieme in Piazza della Prefettura.